Yolanda Ritz. Tornata con un nuovo video. Buongiorno, come state? Spero tutto bene. Allora ragazzi, oggi nuova giornata. Questo dovrebbe essere un finto vlog e vi voglio dire perché. Allora, praticamente questo sarà, come avete letto dall'immagine, come avete visto dall'immagine, letto dal titolo, sarà praticamente uno scherzo a Daniele, lo scherzo del gavettone epico. Perché oggi finalmente, dopo un bel po', riusciamo ad andare in gommone, perché il padre Daniele ha il gommone, siamo andati al mare, ma preferisco farlo un pochettino più in riservatezza questo scherzo, perché deve essere super epico. Ho portato il adesso Daniele non c'è, ha portato Yugi fuori, per questo vi sto facendo l'intro, come si dice. Ho portato i palloncini, quindi io farò lo scherzo a Daniele più volte in questa giornata, riempirò i palloncini d'acqua e glieli scoppierò. Boh! Grazie auto, grazie motorino. Comunque, riempirò i palloncini pieni d'acqua e glieli scoppierò in testa quando lui meno se lo aspetta. Quindi sarà un gavettone day, praticamente, dove Daniele non si aspetta che io gli scoppi i palloncini in testa, ovviamente quando lui è asciutto, altrimenti non avrebbe senso. Quindi ragazzi, io prenderò la telecamera in mano facendo finta che sia un vlog, perché altrimenti Daniele si crede tutt'altro, cioè lo capisce che è uno scherzo. Penso che stia tornando con Yugi. E niente, va bene, noi ci vediamo tra poco e vi faccio vedere anche quando, per esempio, siamo un po' al mare, faccio finta di prendere la GoPro, facciamo due riprese, anche perché comunque abbiamo comprato dei materassini fighierrimi, quindi ci saranno anche altri video. Restate connessi, mi raccomando, sui materassini e sulle cose fighierrime marine e piscina, eccetera, eccetera. E niente, ragazzi, noi ci vediamo tra pochissimo con il continuo del video. Siamo sul gommone, ragazzi, finalmente siamo saliti, siamo in mare, adesso stiamo andando in mare aperto e appena vedo che Daniele sistema, puff! Daniele, saluta, è un vlog? Un vlog marino? Sì, è un vlog marino. Ciao ragazzi, fa caldo. Ah, c'è anche Yugi comunque sul gommone. Eccola, si vede, eccola lì! Un passotto in gommone. Bellino. Però fa la brava, dai. Molto brava. Ok ragazzi, allora dopo, dai, appena organizzo tutto mi faccio dare anche una mano dalla mamma di Daniele, così organizziamo questo scherzo meraviglioso. Ciao Daniele. Ci sono le medite di gonfiabili che abbiamo gonfiato. Spero si senta qualcosa, ragazzi. Allora, sto usando la GoPro, facendo un pezzettino perché sono sul gonfiabile, anche se non si vede niente. Là c'è Daniele, vi faccio affondare un riempire i palloncini, perché farò praticamente lo scherzo e devo riempire ancora il secchio e i palloncini per prendere l'acqua del mare, il fotonico. Lo faccio quando Daniele si addormenta. Ragazzi, Daniele sta dormendo. Daniele sta dormendo sopra là, o almeno sta provando a dormire. E mentre si prende il sole, io cercherò di non farmene accorgere e riempiremo i palloncini. Allora, uno già riempito, qui c'è Yuki. Yuki? Allora, abbiamo la bottiglia, abbiamo anche il secchio. Facciamo in modo di riempire la bottiglia d'acqua.
Ragazzi, Daniele si sta mettendo la crema, non sa cosa gli aspetta. Si è svegliato per un attimo, ha nascosto i palloncini e niente, tra poco inizierà di nuovo lo scherzo. Dai, non lo so, ma cosa vuol dire? Hai fatto lo scherzetto, bene. Allora, praticamente Yuki, allora, il palloncino è stato fallimentare, perché io dovevo scoppiare il palloncino in testa, Yuki. Solo che è stato un esperimento fallimentare, perché non sapevo come scoperti il palloncino. Ragazzi, mi sono lanciato in acqua. E quindi, no, ma io già avevo era premeditato il fatto che ti dovessi lanciare in acqua, perché era troppo facile. Grazie. Era troppo semplice. Daniele, com'era? Com'è stata la secchiata d'acqua fredda? Vedi quest'acqua, ma te la lancio contro la fotocamera. Com'è stata questa... Brutta, perché stavo dormendo. Brutto? Veramente? Sembra scusante. Ah, che meraviglia! Daniele, saluta tutti quanti e dici quanto è stato bello il mio scherzo. Da una non posso fare gestacce, non lo scherzo è ripilato. Yolanda è ufficialmente una rompita. Ah. Inquadra Yuki, vedi come vuole soccorrermi. Esatto. Yuki! Mamma mia, una scocciantella! Ragazzi, finalmente mi sono impadronito della videocamera. Mi devo vendicare assolutamente. Cioè, io stavo dormendo, perdonato il mio capello. Stavo dormendo, mi devo vendicare. Adesso Yolanda sta prendendo il sole con Yuki. Stava davanti. Con una scusante la faccio andare dietro e la butto anch'io in acqua. Anche perché i gavettoni. E me di no, perché sennò se ne accorge. Pure col secchio. Qua ci sta sfizio. Però mi devo assolutamente vendicare. E vi dirò di più. Scrivetemi sotto nei commenti quale altro scherzo posso fare a Yolanda qui in estate, qui in vacanza, insomma. O in generale. Mi raccomando, tantissimi commenti. Ora adesso con una scusa la faccio andare dietro e poi la spingerò in acqua. Lei oramai è quasi asciutta e avrò la mia piccolissima vendetta. A fra poco. Iole, oh. Senti, si dovrebbe lavare il materassino di Yuki per togliere il sale. Sì, sì. E a tra poco dobbiamo andarcene. Qua c'è Yukina che controlla. Vedete, Yolanda si è alzata lì. Adesso è la vendetta. Io penso che vada bene, no? Che dici? Penso anch'io, Iole. Oh. Vendetta. Vendetta, fuori, guarda che ci sta qua. Vendetta, ciao Iole. Ciao. Sei felice? No. Come no? Tu mi hai venuto a fare il bagno e questa è la giusta vendetta. Grazie. Che ci fai tu qua? Vai in retromarcia subito. Ci sarà la vendetta della vendetta.
Ma che vendetta? Vuoi che ti ributti in acqua? Guarda che ci sarà la vendetta della vendetta. Vabbè, momentaneamente mi sono vendicato. Vabbè. Ok, non ti preoccupare. Ok ragazzi, allora eccoci. Siamo tornati a casa dopo una giornata di mare e una giornata di scherzi. Troppi noi speriamo scherzi, davvero tantissimo. Troppi. Sì, noi speriamo davvero tantissimo che il video vi sia piaciuto, che vi abbia divertito. E strappando un sorriso, lasciateci un bellissimo pollice in su. Suggeritemi altri scherzi che volete che io faccia a Daniele. O che Daniele faccia a me, tanto oramai. Però io sono più brava, devi dire la verità, a parte gli scherzi. Hai più voglia. Grazie mille a tutti, vi mandiamo un bacione, un abbraccio e come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Bye!